Buonasera, la puntata di oggi vi propone un focus sul terzo settore, sul welfare. Lo facciamo oggi con un esperto di questo campo, di questo ambito. Abbiamo con noi il professor Johnny Dotti. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi e buonasera a chi ascolta. Autore con Maurizio Regoso di un libro che è appena stato pubblicato, Buono è giusto. Sì, buono e giusto è un titolo un po' provocatorio, perché all'inizio pensavamo buono e giusto. Poi ragionando con l'editore abbiamo fatto questa forzatura proprio interpretando i tempi, volendo dire che c'è bisogno di rigenerare relazioni buone per avere poi sistemi giusti dal punto di vista comunitario. È una forzatura, ma credo che valga la pena farla. Prima di parlare di questo libro, che è stato presentato a Livigno in Aula Magna presso l'Istituto Comprensivo ad un pubblico, specifico, su invito proprio di una cooperativa e anche della scuola, vorrei fare una premessa, vorrei presentarla anche per far capire ai nostri telespettatori di che cosa stiamo parlando. Quindi, lei è un esperto, dicevo, di welfare in quanto è laureato in pedagogia, padre di famiglia, sposato quindi con quattro figli, vive in una comunità in provincia di Bergamo, è stato a capo della CGM, che è Il un Consorzio Nazionale delle Cooperative delle Sociali, a cooperative, quindi uno dei gruppi più cui importanti. aderiva e aderisce anche Solco Sondrio, che era il consorzio della Valtellina, sia bassa che alta. Esatto. Ha fondato Welfare Italia Servizi. Welfare Italia Servizi è stato invece il tentativo di fare interessare a realtà del terzo settore, di farle interessare della dinamica anche sanitaria. E quindi abbiamo generato una serie di luoghi di cura, dal dentista al ginecologo, dal fisioterapista al fisiatra, e ne abbiamo fatti più di una trentina in giro per tutta Italia. A costi Quindi a costi calmierati. calmierati, senza sostegni dello Stato, andando a intercettare tutta Interessante. quell'area grigia che c'è nella medicina specialistica e che tende ad essere molto sottovalutata, che invece in questi anni ormai vale circa 30 miliardi di euro in Italia quest'area. È docente, insegna presso la Cattolica di Milano, analisi e gestione dei fenomeni sociali complessi. Quindi ha a che fare tutti i giorni con i giovani. Sì, tutti i giorni noi tengo un laboratorio perché ho un contratto con l'università da ormai 6 anni. Prima tenevo vari corsi sul no profit in diverse università italiane. Da qualche anno in Università Cattolica è partita con la facoltà di sociologia. Tengo per i ragazzi al terzo anno questo laboratorio che dura 40 ore, quindi un semestre, e in cui mettiamo un po' alla prova tutti i saperi che hanno costruito in 3 anni di percorso attraverso delle attività di ricerca sui fenomeni sociali. Fa parte anche della Fondazione Sturzo Roma, del gruppo editoriale del No Profit, fa parte di un banco popolare, ma ci spieghi che ci azzeccano tutte queste cose? Beh, questo è stato un po' un percorso di più di 30 anni. Diciamo, sono sempre stato appassionato per vocazione alle dimensioni sociali e alle dimensioni educative. Nel tempo questa passione si è trasformata, nel limite delle mie capacità, anche in competenze specifiche. Poi il percorso si è tornato indietro, nel senso che poi queste competenze specifiche, mano a mano che questi mondi, il terzo settore, la socialità, le comunità, diventavano rilevanti e non soltanto delle nicchie politiche o nicchie di mercato, questi mondi sono stati anche interessanti per il mondo produttivo, per il mondo finanziario, perché sostanzialmente questi mondi trattano la relazione umana e la relazione umana oggi è una questione rilevante in tutti i mondi, non soltanto, diciamo, in quelli specialistici in cui si guarda la patologia, ma anche in quelli in cui si cerca di valorizzare il capitale umano dentro un'azienda, piuttosto che si cerca di costruire delle offerte alle persone che vadano al di là dei singoli prodotti, ma siano capaci anche di offrire fiducia, di offrire reputazione, di offrire competenza. È molto interessante questo e la crisi questo aspetto l'ha accentuato molto di più. È un riferimento per il mondo ecclesiastico. Ma questo viene dal fatto che sono un povero cristiano battezzato. Allora ho sempre cercato di coniugare, diciamo, la fede personale con la capacità di costruire
forme sociali e forme economiche che siano coerenti con questa fede, cioè che riescono a tenere dentro realmente valori come la solidarietà, la giustizia, la libertà, la verità. Insomma, un tempo si diceva interessarsi dei poveri, oggi i poveri siamo veramente un po' tutti, quindi costruire delle forme che tengano dentro il popolo è molto importante. Posso chiederle una riflessione su quello che la Chiesa fa oggi e forse anche su quello che potrebbe fare? La parola Chiesa è una parola complicata. Se penso al Papa, penso a uno dei pochi leader mondiali, da ogni punto di vista, presenti in questo momento, almeno nel dibattito I pubblico. suoi messaggi sono forti. Sono fortissimi. Sì, rispetto a questi temi, ad esempio, penso alle ultime due encicliche, sono piene di riferimenti a cose che ho cercato prima di dire con molta più semplicità. Cioè, ripeto, il tema oggi del trovare delle forme economiche più giuste ed eque, il tema del garantire forme di lavoro non Ma precario, ma dignitoso. dignitoso e soprattutto disponibile a tutti, forme di socializzazione che non emarginino le persone più in difficoltà, potremmo andare avanti a lungo, sono stati per me l'impegno di 30 anni. Questo ha portato una certa relazione anche col mondo ecclesiale, sia dal punto di vista clericale che dal punto di vista laico, nel cercare di suggerire, consigliare, provare a sperimentare. Non so, cito due o tre cose in questi anni, dal progetto Policoro della CEI che ha cercato di coniugare generazione di impresa con le difficoltà del Sud Italia. E quindi partendo dai beni che la Chiesa aveva, cercare di generare delle imprese giovanili, piuttosto che la Fondazione Talenti, che ha cercato di rimettere in circolo i beni degli istituti religiosi, sia maschili che femminili, che ormai stanno invecchiando e sono carichi di mobili, di storia, di servizi, che in qualche modo devono passare qualcuno e rigenerare, sono stati impegni che mi hanno portato lì. La Fondazione Sturzo è un po', diciamo, sta alla conclusione di questo percorso. Lei prima ha parlato di finanziamenti, ha citato questa parolina, eppure il welfare oggi è, possiamo dirlo, un po' schiavo dei finanziamenti pubblici e quindi della politica? Diciamo che la crisi da questo punto di vista aiuta paradossalmente. Purtroppo abbiamo avuto un'interpretazione, come dire, un po' troppo monocorde dal punto di vista statalista dell'interpretazione di pubblico. Cosa doverosa, negli anni 70, 80, 90, cioè quando si doveva garantire un certo universalismo dei servizi, pensi l'accesso alle cure ospedaliere piuttosto che l'avere le scuola materna, piuttosto che avere a disposizione un corso professionale, cito tre cose diverse ma per dare l'idea. Diversificandosi il mondo, allargandosi il mondo, noi avremo bisogno di più pluralismo, cioè avremo bisogno di costruire più modelli che tutti siano tesi verso la disponibilità ad essere accoglienti su tutti, ma che ognuno sperimenti un po' formule anche diverse, perché il mondo oggi richiede diversità, approcci diversi, appunto a Livigno possono funzionare meglio alcune cose e a Mazara del Vallo ne funzionano altre. Questo vorrebbe dire avere più fiducia sulle capacità di auto-organizzazione delle persone e anche quindi di costruzione di economie più adeguate. È quella che chiamo e abbiamo chiamato impresa sociale, che non è un'impresa speculativa, è un'impresa che fa dell'economia una cosa seria, ma non con l'idea di massimizzare gli utili, con l'idea di avere un sistema equilibrato, sostenibile, in cui partecipano sia le singole famiglie, che pezzi di ente pubblico, che pezzi di mercato, cioè lo Quindi lei spazio è grandissimo. sta dicendo dal singolo all'industria questo è possibile. Bravissima, Ha qualche modello esiste qualcuno che è ispirato da questo in Italia e che può essere preso a modello? beh, sul versante ci sono. Allora, se partiamo dalle dinamiche classiche diciamo, del secolo passato, dove avevamo una parte politica, una parte economica e una parte sociale, funzionavamo Certo. così, no? Lo Stato raccoglieva le tasse, poi li ridistribuiva i Certo. servizi, il profit e l'economia costruiva il valore e il mondo del terzo settore costruiva la Però eravamo ai socialità. primi del Novecento. Ora, tutta questa cosa è in grande movimento e ci sono grandi trasformazioni. Ora, sul versante pubblico posso fare riferimento ad esperienze
pubbliche che sono state capaci di convertire soldi erogati in soldi investiti. Questa secondo me oggi dovrebbe essere un'attività tipica del pubblico, cioè coprivo totalmente una serie di servizi in maniera standardizzata, oggi invece investo su soggetti sociali che sono in grado di innovare costantemente questi servizi. Sul versante privato faccio riferimento ad aziende, non so, come la Loccioni, che insomma, vedi che sta nelle Marche, che è quella che conosco un pochino meglio, che ha bilanci molto sani, ma questi bilanci sani sono fatti anche di una capacità di gestione del personale, di una forma di governance, di una forma di attenzione al territorio che sono oltre la norma, cioè non rispetta semplicemente la legge, investe sul territorio, il ritorno che ne ha è una grande reputazione a livello internazionale, quindi maggior fiducia, cioè è un ciclo che noi abbiamo un po' abbandonato questo. Sul versante Quindi del genera, diciamo, oltre genera che contemporaneamente valore economico e valore per sociale tutti, per e tutti. quindi è di successo. Assolutamente. Io sto citando un esempio, la Loccioni è una piccola multinazionale, ma potrei citare diversi esempi così che si stanno muovendo sul territorio nazionale. Sul versante del cosiddetto no profit, terzo Certo. settore, tutte quelle realtà che sono uscite dalla pura gestione e standardizzazione di servizi gestiti per conto dell'ente pubblico attraverso una convenzione, un appalto e sono stati capaci, ad esempio, di costruire forme di alleanza con le famiglie. Cito ad esempio i casi sull'Alzheimer, quelli sull'handicap, ma anche alcuni casi sulle dipendenze o su forme di gestione alla prima infanzia innovative che non si fermassero solo all'asilo nido, ma hanno coinvolto i nonni piuttosto che i parenti, quelli che sono stati capaci di gestire il fenomeno migratorio non solo come contenere in grandi spazi centinaia di persone, ma costruire delle reti di Quello che ospitalità. accadeva naturalmente ai Bravissimo. nostri avi, nelle Bravissimo. comunità dei nostri avi. Bravissimo. Infatti, secondo me noi abbiamo chiuso il cerchio che si è aperto con l'industrializzazione della fine dell'Ottocento, si è chiuso quella crisi del 2007, dove noi abbiamo espanso al massimo la libertà individuale, accorgendoci che abbiamo fatto cose bellissime, però oggi noi abbiamo bisogno di recuperare relazioni comunitarie che ci sostengano Ecco, le lungo la stavo vita. dicendo Beh, questo, è quindi un problema solo di relazioni. solo la parola solo dentro le relazioni. Una relazione è tante cose perché noi cambiamo nel corso della vita, quindi una relazione è una cosa costantemente viva che deve trovare tutte le forme per cui nella relazione riusciamo a starci tutti quanti. Cioè noi abbiamo immaginato a un certo punto che gli anziani si potessero gestire dentro le case di riposo. Oggi abbiamo una quantità di anziani, tra l'altro la previsione nei prossimi 20 anni è In un che la paese di parte vecchi. in un paese di vecchi, so che voi qui avete, diciamo, e siete Sì. Certo. fortunati, però il fenomeno vi riguarderà perché ormai non state fuori dal Perché questa è mondo. l'Italia. Questa è l'Italia, questo è l'Occidente, tra l'altro, e buona parte dell'Europa. Se pensa che i paesi dell'Est si sono rapidamente, diciamo, adeguati e allineati ai nostri tassi di fertilità. Si partiva da quasi 3 figli, ormai anche i paesi dell'Est sono sotto l'1,5, quindi stiamo rapidamente andando verso una condizione per cui gli over 65 supereranno strutturalmente gli under 25. Parlava degli anziani, quindi non più dentro gli ospizi, ma gestiti a casa loro? A casa loro, ma dove la casa loro probabilmente è una casa in cui si condividono un po' di I cose, cioè servizi, quindi. si condividono ad esempio un po' di servizi. Ecco, parla di questo, in buono è giusto? In buono e giusto ci sono moltissimi esempi anche su questo Come versante. l'ha impostato? Ce lo racconti? Ma sono partito da fare un po' un'analisi di quali sono le situazioni che la crisi ha messo maggiormente in evidenza. Parla di crisi economica, quella dal 2007 in poi, oppure parla. No, è apparsa come crisi finanziaria, ma è chiaro che per me è una crisi antropologica ed è Quindi una una crisi di crisi. forme, è proprio una crisi di crescita, è una crisi di forma, perché questa forma si basava su un'idea completamente individuale e completamente di consumo. Cioè l'idea era che l'individuo consumasse all'infinito tutto ciò che il sistema gli dava a Senza disposizione, porsi domande. senza porsi domande, e soltanto per il fatto di consumare doveva essere felice. Gliela semplifico. Questa cosa ha portato alcune distorsioni dal punto di vista finanziario e ha portato, secondo me, alcune distorsioni dal punto di vista sociale. Maggiore solitudine, maggiori tassi di depressione, maggiore obesità, maggiore patologia individuale, se lei pensa alle forme di depressione.
cioè oggi si parla del 5-7% della popolazione depressa, c'è un uso di psicofarmaci spropositato, oggi ci sono patologie dal punto di vista personale, bulimia, anoressia, dipendenze da gioco sconosciute 30 anni fa. Sto parlando di situazioni che portano alla morte. Generate secondo me da questa eccessiva individualizzazione e questa idea che noi dobbiamo solo portare la potenza di noi stessi dentro il mondo. Noi invece siamo anche fragili e non bisogna vergognarsi di essere fragili. La fragilità non è solo fonte, diciamo, di riparazione, è anche fonte di solidarietà. Cioè, se ci riconosciamo la nostra fragilità, siamo anche disponibili a costruire delle dimensioni di solidarietà. Se mettiamo avanti soltanto la nostra potenza, qualcuno prima o poi uccide l'altro, punto. Allora, benissimo il senso dell'autostima, benissimo lo stare dentro il mondo sapendo che abbiamo un compito importante da compiere, altrettanto accettiamo il limite, accettiamo di avere alcune fragilità e accettiamo soprattutto che abbiamo strutturalmente bisogno degli altri. Come? Quale strada ha individuato? Quali suggerimenti per tornare ad un contesto più umano, più... Allora, nel libro ci sono, diciamo, diverse ipotesi. Se ragiono in termini, diciamo, prettamente antropologici umani, scoprendo di essere il tu dell'altro, non solo l'io dell'altro. L'ho detto prima perché quando mi chiedeva cosa facevo, che sono papà e marito, perché ad esempio quelle sono due dimensioni dell'essere tu. Io sono il tu di mia moglie e sono il tu dei miei figli. Ecco, visto che è entrato dentro questo ambito, mi spiega che significa vivere in una comunità che immagino non sia una comune, no, così come era intesa negli anni 60. Intervistatrice intelligente. Beh, questa ad esempio è questa questione applicata alla famiglia. Io non riesco a concepire la famiglia dentro un appartamento. Ricordo che la parola appartamento ha la stessa radice di apartheid. Tutti noi abbiamo marciato contro l'apartheid. Io vorrei adesso una bella marcia contro gli appartamenti. Vuol dire separazione, apartheid. Noi abbiamo bisogno, ad esempio, di recuperare il senso della casa. Le famiglie nella tradizione, sia montanara che marinara, che della pianura, che della collina. I nonni, gli zii, i cugini, sono sempre i vicini. Sono sempre state famiglie aperte. La modalità con cui sono aperte... Uno aveva l'orto, l'altro aveva... Vede che è rapida, certo. Quello avveniva come processo naturale. Oggi bisogna costruire delle condizioni dell'abitare che permettono alle famiglie di condividere ogni tanto lo spazio dei figli, lo spazio dei nonni, di condividere un momento di dolore o un momento di gioia, di condividere materialmente qualcosa, non per sempre, non perché appunto siamo tutti fusi dentro, no, non è il vecchio cascinale di montagna in cui si viveva con gli animali. Certo, purtroppo. Però non è neanche la casa blindata dove poi le persone si uccidono. Ricordo che il maggior tasso di omicidi ormai da 15 anni avviene in famiglia. Mi perdoni, ma in famiglia, in una dimensione come quella locale, è, possiamo dire, più facile. In una dimensione come quella che propone la città. No, beh, le faccio un esempio concreto e qui vado rispondendole dal punto di vista invece dei processi che per me sono anche sociali e economici. Ad esempio, noi abbiamo conosciuto un esagerato uso delle badanti dal punto di vista individuale di ogni famiglia. Ci sono alcune zone dove stiamo sperimentando, o altri amici stanno sperimentando, per dire, la badante di condominio. Allora, può sembrare una banalità, questo vuol dire che più famiglie condividono una risorsa, ma soprattutto che una persona finora che era schiacciata dentro un appartamento sa di poter contare su più livelli. Questo ad esempio ha portato poi a costruire una lavanderia comune, questo ha portato a costruire un piccolo spazio per i bambini comune. Quindi abbattimento dei costi, condivisione e anche la risoluzione della solitudine. Quindi... Capisce che è economia questa allora? Capisce che ci sono degli spazi di costruzione innovativa che non sono solo le app
di Apple, sono anche le forme sociali che ritrovano dei punti di generazione del valore partendo dai bisogni delle persone, facendoli di nuovo, la parola antica dell'Ottocento era mutualismo. Oggi sharing. Ecco, bravissima, ma lo sharing è il mutualismo italiano della fine dell'Ottocento. O la condivisione, o la community, o gli amici di Facebook, che cosa sono se non l'esigenza di socializzare delle persone? Allora, questa cosa forse può dirci qualcosa sul fatto che noi abbiamo nella nostra tradizione dei grandi valori da riscoprire, da mettere oggi in una forma più rispettosa della libertà delle persone, certo, che tiene conto anche di altri valori e non soltanto di questi, però averli buttato via, avere ridotto tutto il consumo individuale, certo, è stato un grave errore. Anche se la crisi dei valori, ahimè, è arrivata postuma alla crisi economica, quindi... La diffidenza, come si può vincere? Perché questa è una domanda che mi fanno spesso. E la fiducia è una di quelle cose che si genera solo dando fiducia. E allora, questo è proprio un punto di esposizione ad un rischio che bisogna prendere. Dobbiamo cambiare mentalità. Esistono più persone per bene che persone sbagliate. Le faccio un esempio. Quando mi hanno telefonato, mi ha detto, tu vieni a Livigno, vai a fare quell'intervista. Io mi sono fidato della persona che ha il telefono, che era amica di un'altra persona che conosco. No, ma così, se no non saremmo qua. Non si è pentito. No, ma non l'avrei conosciuto. Non so se capisci il meccanismo. Certo. Questo meccanismo, se avrei cominciato a dire, no, chi sono questi? Cosa faranno di me? Cosa mi chiederanno? Se volevo la certezza che tu... E io non sarei qua, non avrei conosciuto una ragazza intelligente di 23 anni, non avrei conosciuto lei. Probabilmente nasceranno altre... Ecco, bisogna rimettere in circolo questo desiderio di vita. Questo desiderio di vita, non accontentarsi di ciò che abbiamo accumulato ognuno per noi stessi, ma partendo dalla nostra fragilità, appunto, capire che c'è ancora un grande mondo che può essere incontrato. Giù i muri e sui ponti. Sì, sì. Da questo punto di vista il Papa simbolicamente dice cose. È stato molto illuminato. Beh, ma noi viviamo questa difficoltà con l'immigrazione perché innanzitutto viviamo questa difficoltà dentro le nostre comunità. Ecco, come si può costruire un welfare, questo modello di cui lei ci sta parlando, con i messaggi che ci arrivano da questa crisi mondiale, da questa situazione? Beh, gliela dico dal punto di vista, parlava dei valori della virtù, coniugando, come si è sempre fatto, la prudenza col coraggio. La prudenza non va coniugata con la paura, va coniugata col coraggio. Questa è la tradizione occidentale. Coniugando la pazienza con l'osare. Cioè, il coraggio era la virtù sempre dei nostri nonni, e quello che ha caratterizzato l'uomo del passato. Ma non è che non erano prudenti. No, ma io non voglio fare l'incensamento del tempo che fu. No, io sono contento delle cose, però forse abbiamo buttato via troppo alla svelta alcune cose che oggi sarebbero e sono un patrimonio pater, deriva da pater, che ci ha consegnato, è importante. Cioè, noi abbiamo una tradizione enorme, scommetto anche voi qua, su abitudini, costumi, forme di vita, che se oggi studiate nella loro nucleo centrale sarebbero un grande valore per risolvere alcuni problemi. Cioè, ad esempio, l'Italia ha sempre sviluppato forme di ospitalità molto creativa. L'ospitalità non in sé e per forza è un'istituzione in cui si ospitano delle persone, sono anche forme di vicinanza. Ricordavo ad esempio come quelli della mia generazione sono cresciuti mettendo insieme percorsi scolastici, cognitivi, formali, con apprendimenti di natura lavorativa fatti con i vicini, i parenti. Qualcuno aveva sempre una parrucchiera da cui pulire i capelli, o un meccanico da aiutare a tenere una lampada, o un nonno a cui dovevi tagliare l'erba. Ecco, ad esempio, questa tradizione educativa che noi abbiamo buttato via troppo alla svelta, in nome di diritti individuali alla scolarizzazione, sacrosanti ma non assoluti, oggi sarebbe completamente da riprendere. Oggi i giovani vanno riaiutati a ricollocarsi vicino alla realtà. Ed è l'unico modo per affrontare così tanti anziani in futuro, perché i giovani dovranno portarsi più generazioni. Ecco, che cosa racconta loro? Come affronta questi temi? Racconto di grandi sogni, di grandi viaggi, di grandi montagne.
ai giovani va ridato il gusto dell'avventura, il gusto del rischio, il gusto, cioè, che la vita è compiere qualcosa che non si è ancora compiuto, che ognuno di noi ha una vocazione, che ci sono delle cose bellissime da creare. Ricordiamoci che invece questa generazione nasce con il papà che prende i soldi col bancomat, con il papà che entra in autostrada e mette una tessera, con schiaccia un bottone si accende la televisione, cioè nasce dentro un sistema tecnico che ci ha portato certamente più comfort e cose buone, ma che forse ha tolto la capacità di esperire delle cose della vita in modo profondo. Dico che quando va così all'università, piuttosto che quando mi capita di incontrare negli oratori giovani o nelle associazioni, nascono cose molto belle, molto belle. Non temono il futuro, non temono la crisi Sì, del lavoro, non temono. ma se tu sei un adulto che li aiuta a superare ciò che temono, vengono. Non devi dargli l'idea di attraversare uno stagno, però, devi dargli l'idea di attraversare il mare o di andare in cima a una grande montagna, no? A una montagnetta finta in cartapesta. Mentre noi gli abbiamo molto inculcato l'idea della certezza, della sicurezza. Ora mi dica lei se la vita è certa e sicura. Le cose più interessanti della vita sono esattamente quelle che non pensavamo, esattamente quelle che non avevamo mai programmato. Poi l'uomo programma, ma la vita è essere aperti alle novità della vita. La primavera torna tutti gli anni, capito? Quindi il suo concetto di welfare è un concetto di relazione e non di servizio. È un concetto in cui i servizi sono importanti solo e se alimentano e rigenerano relazioni e solo e se aiutano a ricostruire un significato comune, cioè una consenso. Perché oggi la democrazia è così in grande difficoltà? Perché non è più capace di costruire consenso. Ma consenso vuol dire avere un senso della vita, avere un senso del futuro, avere un senso di ciò che accade dentro la vita. Noi dobbiamo recuperare queste cose di fondo. Questa non è la retorica dei valori, questa per me è un pezzo dello stare al mondo. Se non lo recupereremo, secondo me l'Italia va incontro a gravi difficoltà perché non ha la struttura anglosassone dell'idea individuo-funzione, che è un'altra struttura di natura protestante, ha un altro tipo di modalità di immaginare la società. Ma visto che in questo ambito lavora da anni, visto che ha un'esperienza insomma, di un certo tipo, non è un po' deluso da quello che però oggi si raccoglie? Oppure Era domanda, una bella domanda. No, la parola deluso no, a volte sono un po' amareggiato, sì. Sarei disonesto a dirle di no, non sono così bravo da essere sempre a mille. Mi sembra però che stiamo passando dentro un parto. Cioè io credo che il dolore di questa crisi possa essere il dolore di un parto. Il tema è se ci sono dei genitori in grado di prendere il bambino all'uscita, di tagliargli il cordone, di avere fiducia in questo nuovo che verrà. Ci pensavo recentemente che noi siamo una generazione molto fortunata perché siamo a cavallo di 2000 anni. Questa esperienza è capitata a pochissime generazioni nei 6.000 anni di storia umana. Noi abbiamo vissuto un po' nel millennio, nel secondo millennio e un po' vivremo nel terzo millennio. Ecco, se credessimo che abbiamo davanti il compimento di un pezzo importante della storia umana, come dire, credo che anche alcune amarezze, questo me lo dico, si superano perché si sa che c'è una consegna alle nuove generazioni molto importante da fare. Che cosa dice più spesso ai suoi figli? Innanzitutto, in questo, io ho 4 figlioli, 2 biologici e 2 in affido, che vivo tutti allo stesso modo. Per tutti metto via i risparmi, non li metto via solo per i biologici. Tutti cerco, con tutti mi arrabbio allo stesso modo, piuttosto che cerco di abbracciarli. Maschi e femmine, Sì, indistintamente. in questo momento c'ho 3 maschi e Marta femmina di 18, dai 12, 16, 18, 22. La dico così, cerco innanzitutto di viverla io con loro, però
cerco di aiutarli a vivere in maniera integrale la vita. Ad esempio, non mi basta che vadano bene a scuola, devono rifarsi anche il letto, devono pulirsi le mutande, devono preparare da mangiare. Quando abbiamo degli ospiti poveri, devono prendersi cura di loro. Oppure, se fanno quello, non mi basta, voglio che imparino anche a conoscere i problemi, ad approfondire, a chiedere l'Ibrahim, che è sudanese, che è arrivato lì, da dove viene, perché è lì, che cosa fa lì, qual è stato il viaggio che ha fatto per arrivare lì. Cioè, mi piacerebbe che aprissero tutti e tre gli occhi, quello sensibile, quello intellettuale e quello spirituale. Che cosa pensa del tema dell'immigrazione e come l'immigrazione può, diciamo, diventare una risorsa? Le dicevo prima del nostro invecchiamento, ripeto, sarà un dato strutturale, anche questo in 6.000 anni di storia umana noi non abbiamo mai vissuto in una società in cui i vecchi sono stati superiori ai giovani. È successo 3 volte nella storia europea, a cavallo delle 2 grandi pesti e nella guerra dei 30 anni, ma allora c'erano tassi di fertilità vicino ai 14-15 figli, ne esistevano 7, quindi la curva risaliva velocemente. Qui diciamo, non siamo in queste condizioni, torno a dire, voi siete in una condizione particolare, voi a Livigno. Mentre all'Europa succede questo, e quindi nei prossimi 30 anni è già bello se staremo dentro la quantità di popolazione che abbiamo oggi, l'Africa raddoppia la popolazione, cioè l'Africa sta passando da 900 a 2 miliardi di persone, nello stesso periodo, negli stessi 20 anni. Allora, la favola che abbiamo gli immigrati perché ci sono le guerre, non bisogna più raccontarla. Le guerre sono dei semplici acceleratori di processo. Se si guardano i dati della curva, a partire dal periodo dell'Est, non so se vi ricordate, il periodo albanese, gli sbarchi in Puglia, subito dopo hanno I cominciato i flussi ci saranno Maghrebi, sempre. assolutamente, e i flussi saranno sempre maggiori. Ora, in mezzo abbiamo un laghettino che è il Mar Mediterraneo. Se lei lo guarda sulla cartina, l'Africa è grande così, il Mar Mediterraneo è così e l'Europa è così. Ora, anche solo geograficamente, dovremmo riflettere su questo. Ed è chiaro che se noi non cominciamo a investire in Africa da tutti i punti di vista, culturale, economico, politico, sociale, religioso, ma non per colonizzare l'Africa, per costruire un'alleanza nei prossimi 30 anni. Ora, la storia, non sto a raccontarla qui, la storia che ci insegnano 2.000 anni di spostamenti di popolazioni è una storia, ahimè, drammatica. Ahimè, drammatica. Può darsi che siamo diventati così grandi ed adulti, per cui queste pressioni non generino violenza. Secondo me, è meglio non correre il rischio e costruire delle condizioni di vero incontro, di vero incontro. Un incontro qua, ma un incontro là. Per quello, ad esempio, sostengo che vanno aiutate le imprese nostre ad investire in Africa, va aiutato il terzo settore ad investire in Africa, La la cooperazione internazionale. cooperazione. Ma banalmente, i cinesi si stanno comprando metà Africa. Ora, non è un caso, Non è un caso. Ora, ma questo lo dico nell'interesse nostro, non lo dico perché siamo buoni, lo dico perché quella è la condizione per costruire uno spazio politico e economico per l'Italia. Non lo costruiamo al nord dell'Europa, lo costruiamo dal Mediterraneo in giù noi, il nostro spazio. Ed è un grandissimo spazio, perché è uno spazio internazionale. Nel suo libro parla di queste tematiche con un linguaggio comprensibile. Sì, ringrazio moltissimo l'amico giornalista che conosco da tanti anni perché è stato il responsabile della comunicazione quando ero al Consorzio Nazionale, oggi lui è un addetto stampa del Senato. Abbiamo fatto questo lavoro nell'estate del 2012, quindi il libro ha anche stagionato come i buoni formaggi, l'abbiamo lasciato lì un po' a stagionare, ed è un libro che cerca, diciamo, accanto a riflessioni generali, sempre di mettere l'esperienza concreta o l'occasione legislativa mancata, oppure l'analisi di dati complessivi che venivano dall'Istat o dal Censis, cioè ha cercato di essere un libro che non parlava in maniera specialistica del welfare, che sembra una parolona, spiegando che appunto il welfare è la condizione della nostra convivenza. Tra l'altro è stata una grandissima conquista dell'Europa del Novecento il welfare.
mantenere questa grande conquista oggi richiede una grande novità. Non possiamo solo difenderlo, dobbiamo immaginare di investirci e di trasformarlo. Si rivolge solo alla gente comune o si rivolge a tutti? Quindi? No, cerca di rivolgersi a tutti, cerca di essere, di usare un linguaggio semplice ma non semplicistico, richiede anche un po' di fatica, anche la lunghezza del libro, il libro non è lunghissimo. No, cerca di parlare all'assessore di Livigno come al mio papà che è a casa a 85 anni, come a mia figlia adolescente, come a qualcuno del terzo settore. Devo dire che in 4 mesi abbiamo venduto più di 3.000 copie solo in internet e per un saggio in Italia è già un successo. È un successone. E sono, non so, alla 20ª uscita in giro per gruppi che mi chiedono. Quindi probabilmente un pochino ci abbiamo centrato. Adesso vorrei scrivere un testo che recupera un po' la storia della cooperazione sociale attraverso anche le cose che ho scritto e detto in questi 20 anni, e poi ne vorrei scrivere uno sui beni comuni, perché secondo me il dopo welfare è il ragionamento sui beni comuni, l'acqua, i trasporti, i beni culturali, i beni ambientali, in quella dinamica che le dicevo prima, che ogni ha bisogno di più soggetti nell'interpretare questi beni, che sono veramente ciò che ci resterà in questo secolo, avendo ormai altri mercati persi in Italia. In questo caso il ruolo della politica sarà determinante. Esatto, ma anche il ruolo di una politica che ha voglia di confrontarsi con le nuove dinamiche, non soltanto con le vecchie dinamiche. E lei percepisce questa attenzione o sui diversi livelli? Diciamo, anche qui è molto variegato, non ho una... Per continuare con la domanda che le ho fatto prima. No, ma è giusta la sua domanda. C'è un tema istituzionale oggi rilevante, io credo che le istituzioni democratiche che abbiamo oggi sono insufficienti, non si tratta solo di riformarle, si tratta di implementarle. Cioè, noi siamo stati in piedi dalla Rivoluzione francese ad oggi, perché questo ha valso per tutto l'Occidente, attraverso voto, fiscalità e pubblica amministrazione. E abbiamo portato all'estremo, secondo me, questa modalità di interpretare la democrazia. Abbiamo addirittura usato le guerre a un certo punto. Quindi, credo che la democrazia oggi abbia bisogno di forme di partecipazione, di forme di responsabilità e di forme di governo che affianchino queste tre forme, che sono state bellissime, gloriose, significative, ma che non bastano più. Che cosa farà oltre, insomma, abbiamo capito, a tanti progetti impegnativi, che sono quelli di voler scrivere questi saggi? Ma nei prossimi anni vorrei, le cose che le ho detto, cercare di dar corpo. Stiamo costruendo con altri amici una condizione perché quei ragionamenti che le ho fatto sull'Africa diventino un impegno un po' più profondo da parte di diversi soggetti italiani in Africa. Stiamo costruendo alcune condizioni perché la questione che le ho accennato dell'educazione, del lavoro, trovi oggi delle formule più evolute nel far accedere all'esperienza del lavoro gli adolescenti. Io penso che questo sia determinante per il futuro dell'Italia. Non solo con l'idea del posto di lavoro, proprio l'idea dell'imparare attraverso il lavoro nell'età in cui si sta sviluppando l'identità sessuale. Questo è un punto determinante, altrimenti il lavoro resterà una specie di chimera sempre lontana e poi assolutamente astratta, mentre noi abbiamo bisogno di ridare intelligenza alle mani, di ridare il peso delle relazioni, di capire cos'è l'autorità, insomma potrei fargli un ragionamento educativo che evito. E l'altro è un impegno a provare di far sì che i beni culturali in Italia non siano solo una bella cosa da conservare, ma diventino una risorsa reale da portare a valore anche dal punto di vista economico. Non abbiamo parlato di cooperative o cooperazione in senso... Beh, la cooperazione sociale è stata per me la forma più intelligente, la forma più diffusa per dar vita a queste punti, a questa idea economica di impresa sociale. Oggi rispondono ancora ai valori per cui sono nate, ai non sarei, bisogni? Ecco, non sarei generico, ci sono ormai tante esperienze, quando le esperienze si generalizzano, e certamente la cooperazione sociale è stata un'esperienza di successo. Il successo si porta a volte anche un po' di annacquamento, cioè quando si diventa tanti, un conto è quando eravamo in 1.000, oggi siamo in 14.000, ma
ma ben venga. Lei ha fatto la scuola della coppa. Ho fatto anche un po' di... Sì, da questo punto di vista sono abbastanza, come dire, ascoltato e incontro sia ciò che erano le cooperative bianche che le cooperative rosse, che le cooperative verdi. Ormai tra l'altro sono definizioni abbastanza sfocate. Dico che oggi le cooperative devono mettersi nella condizione di far nascere nuove forme che non siano solo ciò che abbiamo visto. Abbiamo bisogno per trattare i temi di qui sopra, la demografia, l'economia, Non l'immigrazione, dei ghetti. Perché non dei ghetti, abbiamo bisogno anche di forme diverse. Anche di forme diverse. quello di cui stiamo parlando riguarda tutti, ricchi e poveri. Bravissima, riguarda tutti, riguarda esattamente come rigeneriamo e distribuiamo il valore. Dove nella parola valore per me ci sono i soldi, c'è la pace, c'è la giustizia, c'è il buono, c'è il bello, perché c'è anche una questione che riguarda il bello. Quindi lo spazio è molto grande, non dobbiamo essere gelosi delle forme passate. Per concludere vorrei chiederle che cosa ha letto o visto di bello, di eccezionale che ultimamente l'ha entusiasmata, l'ha lasciata, l'ha sorpresa. Ma ho visto una esperienza di genitori disabili, nel senso che ho visto e letto una cosa concreta, che con diverse grandi aziende oggi inseriscono 100 ragazzi disabili in attività lavorative, in attività di autonomia di abitazione, con un sistema economico che un pezzo, un terzo sta sull'ente pubblico, un terzo sta sulle famiglie e un terzo sta sulla loro capacità produttiva. Io trovo che partendo da situazioni di dolore e di fatica, essere capaci di montare forme del genere che sono pure belle, perché non sono oggettini, stiamo parlando di cose, di scarpe, di borse che attraverso grandi marchi girano per tutto il mondo, questo è segno che abbiamo ancora grandi margini di creatività e di innovazione. Io ringrazio il professor Dotti e Grazie a voi e grazie a lei. anche voi che ci avete seguito. Arrivederci.